Nel match del Riviera delle Palme, il Pineto vince per 1-3 contro il Porto d'Ascoli in vantaggio con Giambè, gli abruzzesi. Nella ripresa ancora l'attaccante africano con una doppietta regala 3 punti non facili per la squadra di Daniele Amaolo, sempre più in cima alla classifica. Per i marchigiani l'ex Battista sigla rete della bandiera. Calcio d'inizio per gli ospiti, la partita incomincia con il Pineto che prova a passare con l'osicco la sua volée, termina di un soffio sul fondo, i biancazzurri provano a condurre le danze, i portuali dal canto loro serrano i ranghi per tentare di colpire in ripartenza. Poco male per gli abruzzesi, Emili pesca il bacio Giambè che con calma olimpica deposita in fondo al sacco il pallone del preziosissimo vantaggio. Sempre l'11 ospite vuole addirittura il raddoppio immediato. Emili dopo l'assist trova un miracolo clamoroso di testa che tiene a galla i suoi. Azione fotocopia alla mezz'ora, ancora una volta testa e fantascientifico a salvare questa volta sull'osicco. La reazione del Porto d'Ascoli arriva al minuto 36, il napolano complice una deviazione sfiora palo e gol del pari. A 3 dal termine nuovamente la formazione di mister Amaolo sfiora il bis, ma Emili viene murato nel più classico dei corner. Azione corale della squadra del presidente dottor Silvio Brocco, prima Maio a giro, testa smanaccia con un colpo di reni sul proseguo e Giambè a incrociare nel traffico sul fondo per un capello. Nella ripresa il match continua con il consueto copione, Maio dal limite nuovamente testa a smanacciare in angolo. I marchigiani, tenuti in vita dal proprio portiere, vogliono l'1-1. Cross al bacio dell'ex Battista sul secondo palo, Sowe non impatta, porta sguarnita. Nuovamente i pinetesi, Maio sgraffigna il pallone ed entra indisturbato in area. Il suo assist però non pesca nessuno dei due attaccanti biancazzurri. Sul capovolgimento di fronte Sowe approfitta di una disattenzione, ma Corelli è monumentale, prima sul numero 30 e poi sul tap-in di Battista a colpo sicuro. Ancora l'11 di Ciampelli va un passo dall'1-1, ma il neo è entrato Buonavoglia, scarico non capitalizza. Gol mangiato, gol subito. Dalla parte opposta ancora Mussadia, Giambè, cecchina con una sassata a testa che questa volta capitola contro l'attaccante con la casacca numero 11. Il camerunense si ripete due giri di lancette dopo, siglando il tris personale e la 14ª rete stagionale. Nel finale l'ex Battista sigla con un cross la rete della bandiera. Abbiamo capito che sicuramente potevamo fare un grande campionato. Oggi è stata la dimostrazione, una squadra che ha tenuto bene il campo, che ha lottato, un incontro molto difficile col Porto d'Ascoli, poi chiaramente la differenza la vediamo tutti. Giambè devastante. Giambè che io dico a tutti, lo porterei immediatamente in nazionale perché è un ragazzo così acquisito in Italia attraverso i drammi degli emigrati africani, che riceve tutto il sostegno da parte nostra e comunque dell'Italia stessa, merita veramente palcoscenici più grandi. Adesso ce lo godiamo noi fino alla fine del campionato, però veramente mi auguro che queste mie parole possano essere ascoltate dai membri della Federazione Italiana Gioco Calcio, perché l'Italia ha bisogno di atleti di questo tipo che ci onorano, che ci danno una grande soddisfazione, e questo senso di umanità che abbiamo noi in Italia che penso che le altre nazioni non hanno, e quindi dobbiamo nazionalizzarli immediatamente. Contento perché comunque stiamo facendo una grande stagione, però sono sempre sul punto di vista che dobbiamo rimanere umili, continuare a lavorare, perché il vero campionato inizia la seconda fase dopo la pausa natalizia. E ecco, sono contento perché comunque stiamo lavorando bene con i compagni e i frutti li stiamo raccogliendo. L'unica nota negativa è i minuti finali, che un po' abbiamo concesso due o tre situazioni pericolose, e poi sai, le partite fino a quando abbiano fischi alla fine bisogna giocarle. Però la prestazione è stata importante, forse superiore a quella fatta domenica scorsa col Trastevere contro un Porto d'Ascoli che concede pochissimo, una squadra
che chiude bene gli spazi. Noi abbiamo sul piano del gioco, sul palleggio, abbiamo dominato il primo tempo, non ricordo, almeno abbiamo tirato 7-8 volte dentro la porta, l'1-0, era striminzito, come dopo sei, un gol, le partite fatte di fasi, in secondo tempo ci può stare la reazione della squadra avversaria, gli episodi, è una partita che dovevamo essere più cattivi sotto porta. Nella seconda frazione ovviamente non è che abbiamo sofferto tantissimo, anzi abbiamo avuto 2-3 situazioni importanti, anche una 3-1 mi ricordo con Maio lì, Giambeni, e siamo riusciti a concludere. Poi dopo Giambese ha trovato 2 gol su 2 ripartenze, 3-0, quindi penso di là del punteggio una vittoria meritata, frutto di un'ottima prestazione. È stata una partita equilibrata fino al gol del 1-0. Poi abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere, perché avevamo visto come il Pineto fosse forte quando ha palla, ma ancora più forte quando non ce l'ha. Abbiamo concesso quella situazione, lì il Pineto nel primo tempo ha legittimato il vantaggio, con onestà poteva essere un po' più ampio, e poi nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo avuto anche importanti. Non dovevamo prendere il secondo gol, perché questa partita doveva rimanere in equilibrio fino alla parte finale, perché abbiamo visto che qualcosa sarebbe uscito fuori. Giambe, abbiamo visto che è un giocatore in questo momento di una categoria superiore.